La prima domanda è proprio di livello personale. Io sono stata qui anche a Bologna e a Bologna sapevo che avevi un po' di malessere, nel tipo rimango, non rimango, cosa figura. Come la vivi adesso invece che qualcuno in più dalla tua parte ci è arrivato sulle tue posizioni? Beh, in realtà la preoccupazione di quel centro-sinistra che finalmente si è scelta dai cittadini rimane, perché noi abbiamo fatto solo le elezioni europee che sono andate benissimo, forse anche per un piccolo contributo che abbiamo dato rimanendo, perché poi si parla, no, sempre di chi guida e mai del Popolo Democratico che si è mobilitato, tra l'altro con dei risultati in tutta Italia, anche delle persone che non proprio la pensano esattissimamente come Renzi, che adesso c'è questa ossessione di essere dissidenti, esatto, oppure renziani. Quindi è stata una decisione molto sofferta, perché comunque lo schema lo vediamo ogni giorno, ogni discussione, che lo schema è appesantito da queste larghe intese, da un lavoro parlamentare che non è sempre chiarito, da questo accordo con Berlusconi, insomma ci sono tante cose che, sulle quali è giusto mantenere una sorveglianza democratica. Dopodiché io penso che il lavoro nostro sia quello di consegnare al PD anche grazie a voi che in questo momento sono all'opposizione, senza fare pasticci, senza fare accordi, ma facendo politica. Questa rimane la mia vocazione. I fuoriusciti di Sen? Come... I fuoriusciti di Sen? Io parlo con tutti quanti. È chiaro che non avrei preferito un'operazione un po' più politica che coinvolgesse tutta Sen sul merito, cioè uno entra nell'area di governo, fa capire che è pronto, entra, che poi non si capisce bene se entrano direttamente, se aspettano un po'. È una specie di limbo. Io avrei voluto che ci fosse Michi Vendola, che ci fosse tutta quella componente, che si chiarisse anche il ruolo della lista Tsipras, insomma farla. Io eviterei di fare le cose estate, che fa caldo anche a Mesani, anche a Maglia, secondo me fa caldo. Avrei aspettato l'autunno e avrei dato un segnale politico più forte, anche perché così alla fine sembra, io poi il migliore si offende, si è arrabbiato perché dice che io sono troppo critico con lui, però sembra un po' consegnarsi a Renzi senza tanto porre delle questioni che invece ci sono. Fortunatamente nel mondo, cioè non c'è solo un punto di vista e meno male, altrimenti non ci sarebbe democrazia. Ecco, altre cose che intanto comunque ti dicono sempre, tu sei un signor no, non ti va bene mai niente, non fai proposte. La proposta invece c'è. No, ecco, c'è al nord si dice un badalucco, non so se c'è anche da voi. Anche a Milano. Un badalucco di proposte. E quindi ne abbiamo fatte tante. Tra l'altro questa discussione sul Senato. Giornalisti, mi fa piacere che ci sia un blog democratico, uno spazio democratico, perché i giornalisti tendono a dimenticare che io queste cose le proposi quando Renzi non era ancora premier. Io ho aggiunto anche delle cose nel frattempo, per esempio chiedo, mentre il nostro partito, ahimè, dice di aumentare il numero di firme per presentare leggi di iniziativa popolare, che è una bella cretinata, io propongo di aumentarlo sì, ma di consentire la raccolta su internet, che quindi rende più accessibile tutto quanto, soprattutto per i più giovani, quelli che vorremmo far partecipare, no? Lo diciamo sempre, non è vero. Sì, ecco, chiarisci bene questo punto, perché è importante. Cioè, tu non puoi aumentare le liste, il numero delle firme, però si diminuisce la partecipazione, devi dare strumenti diversi, è chiaro che su internet è molto più facile, quindi devi tenere una soglia alta, ma fai, consenti, lo fanno per l'energia iniziativa dei cittadini europei, le cosiddette ICE, che in Italia potremmo usare, ma da Livorno in poi ne parleremo anche di questo. L'altra cosa che chiedo è che se si vuole davvero far funzionare lo strumento referendum, bisogna passare il quorum non al 50% più uno, che è irraggiungibile, anche perché l'europeo hanno votato meno del 60% delle persone, per cui è già un referendum in difficoltà per ricominciare. Si calcola il quorum rispetto all'ultimo dato delle politiche, se alle politiche hanno partecipato il 70%, il quorum è il 35% più uno, così anche i referendum forse tornano. Perché l'ossessione mia è quella di consentire che i senatori siano eletti, pensate che strano, cioè una roba da matti, una proposta eversiva, che anche sulla riorganizzazione territoriale si capisca, perché va bene asciugare le province, va bene spiegare le cose che stiamo spiegando tutti da tempo, però bisogna capire dove i cittadini possono intervenire, questa è la mia preoccupazione. Ecco, adesso invece cambiamo argomento, la questione maschile, perché noi siamo abituati a parlare di questione femminile, no? Quando ammazzano le donne, ecco, e io so che invece appunto tu hai invertito i termini. Ma lì c'è molto da fare, c'è da rispettare di più la 194, ad esempio per incominciare, c'è da stabilire una parità di condizioni lavorative e di retribuzione tra uomo e donna. In Francia l'hanno fatto, le aziende che non hanno parità da questo punto di vista non possono partecipare agli appalti pubblici, per dirne una. Sarebbe curioso capire se tutte le aziende che lavorano per lo Stato e per gli enti locali in Italia
pagano le donne come pagano gli uomini a parità di funzione di lavoro. Sarebbe interessante. Sarebbe anche interessante capire, quando noi parliamo di reddito minimo, pensiamo anche a tutto quel lavoro domestico, quel lavoro casalingo che in Italia è colpevolmente attribuito solo alle donne, che gli uomini fanno poco, come me compreso, che sono sempre in giro, e che invece non ha nessun valore economico. Sarebbe sbagliato. Ci sono tante cose da fare. Comunque a Livorno ne parleremo, poi magari facciamo anche una Livorno al sud. Sì, a Livorno so che appunto c'è anche Livorno sud, ma ne parleremo. Torniamo nei posti dove non ci vanno i politici, tipo Taranto, quei posti dove i politici sono lontani. Okay. Poi veniamo anche a Maglie, sì, come no, come abbiamo fatto l'altra volta. Grazie. Grazie, Vico. Grazie.